Iniziare ora la parte più tecnica, ci sono 5 slot, quindi invito Anato BJ con Lorenzo Menzoni ad introdurre un po' le attività che svolgiamo al centro genetico e dar seguito a quello che il dottor Don Giovanni ci ha presentato poc'anzi, ovvero sia investimenti in stalle, in questo caso il centro genetico dell'associazione, per la raccolta di nuovi fenotipi per un nuovo programma di selezione. Poi seguirà Raffaella Finocchiaro per il saputo degli indici genomici ad impatto ambientale e presenteremo i primi risultati. Prego Lorenzo. Grazie direttore per la parola e buongiorno a tutti. Voglio iniziare il mio intervento ponendo una domanda. Quando un allevatore, un tecnico ma anche un veterinario parla di sensoristica, a cosa fa riferimento? Chiaramente tutti bene o male abbiamo un'idea, però ho preferito approfondire, per cui ho cercato una serie di articoli, una serie di documenti e vi ho ottenuto questa nuvola di parole, questa word cloud. Vedete come le parole più in risalto, le parole più evidenti sono appunto salute, salute animale, gestione, quindi il management della stalla, oltre che anche la parola benessere, benessere animale. Questo vuol dire che appunto quando un tecnico, un veterinario o un allevatore parla di sensoristica, fa riferimento a questi quattro temi. Siamo poi tutti molto consapevoli di quella che è stata l'evoluzione della sensoristica nel corso degli anni. Siamo partiti con dei sensori, chiamiamoli statici, che ci permettevano solo di identificare l'animale. Oggi in stalla abbiamo diversi sensori fisici, mi vengono in mente i pedometri piuttosto che gli attivometri che ad esempio ci permettono di individuare gli animali in calore, quindi gli animali da fecondare. Abbiamo già a disposizione anche dei sensori chimici, come i boli ruminali, che ad esempio ci permettono di monitorare quello che è il pH oppure anche la temperatura del rumine, in generale tutta la cinetica ruminale. Si stanno iniziando a diffondere anche dei sensori visivi, telecamere piuttosto che termocamere, ad esempio per monitorare l'accrescimento dei vitelli, piuttosto che valutare anche la condizione corporea delle vacche. Non escludo che poi anche un domani si possano diffondere dei sensori audio, ad esempio installati in vitellaia, nei box dei vitelli, che ci permetteranno magari di identificare colpi di tosse da associare poi, perché no, a delle patologie respiratorie. Questo potrebbe essere una prospettiva per il futuro. Secondo me poi è sempre anche importante sottolineare come il mondo della sensoristica non era un mondo nostro. Diciamo che era praticamente un monopolio dell'ingegneria. Però bisogna dare atto alle aziende, oggi dopo di noi ci saranno diversi rappresentanti, che secondo me hanno avuto la capacità, ma anche la lungimiranza, di essere stati in grado di integrare quelle che sono le competenze dell'ingegneria, quelle competenze ma soprattutto le necessità delle scienze animali. E questo, sappiamo tutti, ha portato a creare dei dispositivi, dei sensori che oggi ci stanno in tasca o anche nel palmo della mano. La quarta parola però più utilizzata era la parola dati. Parola dati che, per chi come noi si occupa di selezione, coincide con la parola fenotipi. Come associazione di razze, quindi con più di 1.130.000 animali iscritti al livello genealogico, non possiamo non considerare quello che è il contributo che la sensoristica sta dando, ma darà sempre di più per il contributo per un nuovo programma di selezione. A onor del vero, però, la sensoristica è già entrata in Anato BJ, è già entrata al centro genetico già a partire dal 2018 grazie al progetto Lattico 1 e oggi grazie anche al progetto Lattico 2. Centro genetico che ha storicamente comunque rivestito un'attività, lo sappiamo tutti, di tipo istituzionale, no? Il cui obiettivo era quello di fornire ai riproduttori con un alto valore genetico al mercato dell'FE in Italia, fornire ai riproduttori che fossero liberi da geni negativi, indesiderabili, ma fornire anche ai riproduttori con un elevato standard sanitario. Oggi il centro genetico non è più solo attività istituzionale, ma è anche attività sperimentale. Attività sperimentale che ha l'obiettivo di raccogliere fenotipi, quindi raccogliere dati, come ad esempio
l'assunzione alimentare, l'assunzione idrica, le emissioni di metano piuttosto che di anidride carbonica, ma anche a raccogliere dati legati alla salute. Dati che vengono raccolti poi continuativamente, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni dell'anno. Considerate poi che questi fenotipi sono anche fenotipi costosi da misurare, ma costosi non solo dal punto di vista economico, è chiaro che queste strumentazioni hanno un costo rilevante, però sono costosi da misurare anche da un punto di vista logistico e da un punto di vista del tempo, per cui questi dati difficilmente sono raccoglibili in stalle tradizionali o comunque in allevamenti commerciali. Per quanto riguarda l'assunzione alimentare, grazie al progetto Latteco 1, abbiamo installato il Rogage Intake Control, che brevemente noi chiamiamo come RIC. Questo è un sistema che ci permette di raccogliere dati legati all'assunzione alimentare individuale di ogni torello presente al centro genetico. Strutturalmente non è niente di complesso. Diciamo che è costituito da un lettore RFID per l'identificazione dell'animale, da una mangiatoia all'interno della quale viene caricata la miscelata, al di sotto della mangiatoia abbiamo poi due celle di carico. Celle di carico contengono dei sensori che pesano continuativamente quanto alimento è presente in mangiatoia. Per cui se noi andiamo a abbinare l'identificazione dell'animale con la quantità di alimento in mangiatoia all'entrata e all'uscita dell'animale, facendo la differenza, sappiamo sempre quanto ha mangiato ogni torello presente al centro genetico. Più recentemente, invece, grazie al progetto Latteco 2, abbiamo installato, diciamo, il fratello gemello della RIC, che è il Water Intake Control, che ci permette di raccogliere dati legati all'assunzione idrica individuale. Trattandosi comunque del fratello gemello, strutturalmente molto simile, in quanto abbiamo sempre il nostro lettore RFID per l'identificazione dell'animale. Al posto della mangiatoia abbiamo un abbeveratoio con dell'acqua e al di sotto dell'abbeveratoio abbiamo le celle di carico con i sensori che permettono sempre di pesare la quantità di acqua presente nell'abbeveratoio. Anche in questo caso, come per l'esempio precedente, andando a abbinare l'identificazione dell'animale con la quantità di acqua presente in entrata e in uscita, possiamo conoscere e raccogliere dati legati all'assunzione idrica individuale. Una delle sfide poi che la zootecnia sta iniziando ad affrontare, ma nel futuro la dovrà affrontare sempre di più, anche il concetto di sostenibilità ambientale. ANAPBJ è stata un po' un pioniere in questa attività, in quanto l'installazione del Green Feed risale, ancora grazie al progetto Latteco 1, risale al 2018. Il sistema Green Feed che permette di raccogliere dati e di stimare quella che è l'emissione di metano e di anidride carbonica prodotta dall'animale a livello di emissione giornaliera, che qui strutturalmente non è niente di stratosferico, diciamo che è abbastanza simile a un autoalimentatore. È sempre costituito da un lettore RFID per l'identificazione dell'animale e l'animale è libero di accedere in qualsiasi momento. L'animale accede al sistema, viene identificato e viene scaricato anche un piccolo quantitativo di mangime. L'animale inizia a alimentarsi e nel frattempo comincia anche a emettere. All'interno del Green Feed abbiamo quindi una serie di sensori che, tramite equazioni più o meno complesse, vanno a stimare l'emissione di metano e di anidride carbonica istantanea e sempre tramite equazioni più o meno complesse questa emissione istantanea viene poi proiettata a livello di emissione giornaliera. Parallelamente però all'attività portata avanti con il Green Feed stiamo testando sempre presso il centro genetico questo strumento innovativo che è la Laser Methane Detector Mini, che non è altro che un rilevatore a distanza delle emissioni di metano. Questo dispositivo è dotato di un sensore che è specificatamente calibrato sulla lunghezza d'onda del metano, quindi rileva solo esclusivamente metano. Stesso sensore che emette poi un raggio laser che viene puntato a livello del musello dell'animale e sulla base della riflessione si va a stimare la quantità di metano prodotta dall'animale. Capite bene che questo non è uno strumento da ingegneri, da genetisti, piuttosto che da veterinari o tecnici, questo è uno strumento puramente per ingegneri, infatti è esattamente lo stesso sistema che viene utilizzato dagli ingegneri per rilevare le fughe di metano nei metanodotti, senza nessuna modifica.
E questo torna un po' al discorso fatto in precedenza, quando ho parlato di integrazione tra le competenze dell'ingegneria e le necessità e le competenze delle scienze animali. Questa deve essere, secondo noi, di una FGA, la strada che deve essere seguita. Voglio poi lanciarvi anche una provocazione. Abbiamo stimato che questo sistema è in grado di testare 10 animali per ora. Secondo voi questo sistema potrebbe diventare in futuro una rilevazione di routine, ad esempio in occasione di controllo funzionale? So che la risposta non è semplice, ci sono diverse dinamiche che entrano in gioco, però per, tra virgolette, facilitarvi nella risposta, se avete piacere, oggi pomeriggio alle ore 16, qua fuori presso le poste dei nostri amici allevatori, faremo una dimostrazione di questo strumento in modo tale che possiate capire quelle che sono le funzionalità, ma soprattutto le potenzialità di questo strumento. Procedendo poi in ordine, diciamo, cronologico, l'ultimo sistema che abbiamo adottato è il sistema Sensata, che ci permette di monitorare la salute, la ruminazione e lo stress da caldo dei torelli del centro genetico. Da un punto di vista più tecnico abbiamo optato per la soluzione YarTag, in quanto riteniamo essere la soluzione più idonea alle nostre necessità. Oggi questo strumento viene utilizzato esclusivamente come uno strumento di monitoraggio di salute, ruminazione e stress da caldo. Pensate però alle potenzialità che questo sistema, ma in generale tutti i sistemi analoghi, possono avere in termini di raccolta dati e quanto questi dati poi possono essere utili per un nuovo programma di selezione nazionale. Quanti dati abbiamo oggi? Ritengo che abbiamo a disposizione una buona massa di dati. Dati che dal 2018 a oggi sono stati raccolti su 200 giovani tori tutti genotipizzati. Abbiamo a disposizione più di 12.000 dati di emissioni di metano e di anidride carbonica ottenuti tramite il sistema GridFeed, più di 3.000 rilevazioni morfologiche, quindi peso, ICS, altezza carrese, circonferenza toracica dei tori, più di 300.000 dati di laser metal detector per quanto riguarda emissioni di metano e più di 400.000 dati legati all'assunzione alimentare. È una buona massa di dati, chiaramente lavoriamo quotidianamente per incrementarla sempre di più. Mi avvio alla conclusione, volendo rispondere alla domanda che ho fatto all'inizio, dicendo che anche NAPBJ, quando parla di sensoristica, fa riferimento alla salute animale, alla gestione, quindi al management, oltre che anche al benessere. Questo però con l'obiettivo di erogare nuovi servizi agli allevatori, oltre che anche ai centri di FA, e mettere a disposizione nuovi indici che possano in qualche modo facilitare allevatori, tecnici e veterinari nella loro attività quotidiana. Io con questo concluso e vi ringrazio.